Ciao ragazzi, siamo di nuovo insieme per parlare di Immanuel Kant, un filosofo che avete già iniziato a studiare con la critica della ragion pura e avete già iniziato a capire che è un filosofo abbastanza complesso, ma allo stesso tempo spero anche vi sia piaciuto, l'abbiate trovato molto interessante perché propone le cose da un punto di vista sicuramente nuovo, originale, porta a compimento vari discorsi che avevamo tracciato e anticipato nel corso di tutto quest'anno scolastico. Ora abbiamo visto il Kant, diciamo così, scientifico, gnoseologico della critica della ragion pura. Oggi invece iniziamo a vedere il Kant morale, perché oggi parliamo della critica della ragion pratica. Andiamo a cominciare. Sempre un buon caffè prima di parlare di filosofia e in particolare di Kant. Dicevo, critica della ragion pratica, che è la seconda grande critica. Vi ricordate che all'inizio abbiamo detto che tre sono i capolavori di Kant, e in particolare, però, sono i primi due quelli veramente rilevanti che hanno segnato un solco nella storia, della filosofia. La critica della ragion pratica si occupa, come già il titolo lascia intuire, di una ragione che potremmo definire applicata, cioè della ragione che ci guida nella vita quotidiana, nelle scelte, nelle decisioni, nella vita morale in generale. Ora Kant fa notare che la ragione non serve solo a conoscere, come abbiamo visto nella critica della ragion pura, non serve solo a capire, ma serve anche ad agire, cioè ha comunque un lato, diretto alla direzione della nostra vita. Quindi noi dobbiamo cercare ora di capire dove la ragione ci vuole portare, che vita ci vuole far intraprendere. E anche nelle scelte morali, Kant nota che esistono due dimensioni: c'è una dimensione che possiamo chiamare esperienziale pratica e una dimensione che invece possiamo chiamare pura pratica. Cioè, cosa vuol dire? Che anche quando facciamo le scelte morali, quando decidiamo cosa è bene e cosa è male, quando decidiamo come comportarci, intervengono, diciamo, dentro di noi delle dimensioni, qualcosa di puro, cioè di a priori, e qualcosa invece di a posteriori, cioè esperienziale. In particolare, secondo Kant, nella nostra vita quotidiana ci basiamo forse troppo spesso sulla dimensione esperienziale e troppo poco sulla ragione, troppo poco sulla dimensione dell'a priori. Cioè, in pratica, quando scegliamo, molto spesso scegliamo sulla base delle nostre pure esperienze, cioè su quello che ci è già capitato in altre occasioni simili o su quello che abbiamo sentito, su quello che abbiamo vissuto, e raramente invece ci basiamo su principi a priori già presenti dentro di noi. E questo, secondo Kant, è un problema. È un problema perché se ci basiamo solo sulla nostra esperienza, finisce che non abbiamo delle leggi di comportamento, che il nostro vivere quotidiano va un po' come va il vento, va in base a quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo provato nelle esperienze precedenti. Cioè, è come non avere una direzione, non avere una chiara strada da seguire, ma farsi trascinare in un certo senso anche dagli eventi, possiamo dirla così. Quindi serve rivalutare la dimensione pura in questo caso, serve dare nuova importanza a un'eventuale legge interna che ci possa dare la direzione di marcia, diciamo così. Certo, bisogna poi anche stare attenti, perché basarsi troppo sulla dimensione pura della morale, cioè su una legge eventuale scritta dentro di noi, può essere pericoloso, e questo lo fa notare anche Kant. È facile, se ci si basa solo sulla dimensione a priori, cadere nel fanatismo, cioè pensare di avere una legge superiore che ci guida senza fare i conti con la realtà. Quindi sì, diamo importanza a questa legge a priori, ma attenzione, dice Kant, diamole un ruolo, ma anche dei limiti. Ora, in ogni caso, che la si sopravvaluti o che la si sottovaluti, secondo Kant ci deve essere una legge morale scritta dentro di noi, e il compito che lui si assume con la critica della ragion pratica è proprio quello di individuare questa legge. Una legge che secondo Kant deve necessariamente essere a priori, cioè deve essere
scritta dentro di noi, ma non solo dentro me o dentro voi, dentro ad ogni uomo. E questa legge deve quindi essere valida sempre, per tutti, in ogni circostanza, non deve dipendere dalle esperienze che ho fatto io, che avete fatto voi, che ha fatto il signor X e il signor Y. Deve essere universale. Quindi è chiaro che la legge che Kant vuole trovare, in fondo, non è poi così dissimile da quelle forme a priori di cui abbiamo parlato nella ragion pura. Là, se vi ricordate, abbiamo detto che esistevano dentro di noi delle forme, cioè dei modi di organizzare le informazioni che arrivano, e che questi modi erano universali, formali, necessari, eccetera. Avevano tutta una serie di caratteristiche presenti in tutti gli uomini che li rendevano, che li imponevano alla base della scienza. Ora, anche questa legge morale, che chiaramente si occupa di tutt'altre cose perché non riguarda la conoscenza, ma riguarda come agire, ma anche questa legge morale deve avere in fondo delle caratteristiche simili, perché deve essere formale, deve essere disinteressata, deve essere universale, deve, dice Kant, essere anche categorica e lasciare spazio alla libertà. Ora, perché tutte queste caratteristiche? Da un lato perché deve essere una legge che si rivolge a tutti gli uomini, altrimenti in fondo parlare di morale non avrebbe molto senso. Se non esistesse una legge valida per tutti, che senso avrebbe stare qui a discutere di come comportarci? Se ognuno dovesse fare come gli pare, o solo sulla base delle sue esperienze, la morale perderebbe di senso, perché la morale è proprio il tentativo di trovare una regola comune, in fondo, di trovare delle norme coerenti, ma anche condivise di vita. Ma poi dicevo, questa legge deve essere anche disinteressata e deve ammettere la libertà. Allora, partiamo dalla libertà. Perché deve ammettere la libertà? È necessario che questa legge prescriva la libertà, perché altrimenti anche in questo caso non avrebbe molto senso parlare di morale. Se l'uomo non fosse libero, se l'uomo fosse meccanicamente determinato, cioè non potesse scegliere come agire, che significato avrebbe spiegargli qual è la legge e quali sono i beni e i mali connessi a questa legge? Che senso avrebbe cercare di convincerlo a fare una cosa piuttosto che un'altra, se comunque l'uomo non fosse libero e non potesse decidere del suo comportamento e della sua vita? Quindi è chiaro che proprio condizione preliminare per poter parlare di morale in senso assoluto è quello che esista una libertà. Inoltre, come vi dicevo, questa legge deve essere, secondo Kant, formale, categorica e disinteressata, cioè anche incondizionata. Perché tutto questo? Sono una serie di caratteristiche varie che Kant elenca, ma che secondo lui sono necessarie. Allora, perché incondizionata? Proprio perché deve essere pura. Noi abbiamo detto che nelle nostre scelte di vita c'è spesso una dimensione esperienziale, cioè una dimensione condizionata, cioè io agisco in un certo modo perché altre volte mi è successo che questo comportamento mi facesse arrivare a un certo risultato. Cioè, alla fine, quando noi ci basiamo sull'esperienza, ci facciamo meglio ancora condizionare da quello che è già avvenuto, da quello che abbiamo visto, da quello che ci hanno raccontato. Siamo condizionati da mille altri fattori. E l'esperienza è proprio questo, un condizionamento. L'a priori vuol dire prima dell'esperienza, ma prima anche di ogni condizionamento. Cioè, in fondo, se esiste davvero una legge che ci vuole guidare nella vita, questa legge deve essere autonoma da tutti i condizionamenti esterni, deve essere scritta dentro di noi in un certo senso dalla nascita, cioè deve essere qualcosa di indipendente e quindi incondizionato. Occhio che però quando diciamo incondizionato vuol dire sì questo, vuol dire slegato dagli eventi, ma vuol dire anche altre cose, vuol dire anche che noi non possiamo agire in base a questa legge con lo scopo di raggiungere dei fini, perché quando uno agisce per un fine, agisce in maniera condizionata, cioè fa delle cose perché questo suo comportamento è subordinato a un obiettivo da raggiungere. Quando io dico che la legge deve essere incondizionata, invece sto dicendo che deve essere anche libera dai fini, dagli scopi. Questa è una cosa che riprenderemo presto. Infine vi ho detto che questa legge è categorica e formale. Categorica lo dice Kant perché deve avere la forma del tu devi.
Cioè, non deve essere una legge che dice puoi oppure fai se vuoi, fai se vuoi ottenere quest'altro. Lo vedremo qual è poi delineata in maniera precisa la forma della legge morale. Ma soprattutto Kant deve sottolineare questo, che è categorica, non lascia spazio a interpretazioni, a appelli, a fughe. Ammette la libertà, quindi una volta che la legge ci dice cosa fare, possiamo anche non ascoltarla. Ma la legge in sé deve essere chiara e categorica, dirci quello che bisogna fare, che meglio ancora si deve fare. Poi ripeto, è un obbligo fino a un certo punto, ci dice tu devi, e tu poi questa voce, tra virgolette, della legge morale puoi seguirla, ma puoi benissimo anche non seguirla perché sei libero. Ultima cosa da dire, vi ho detto, è formale. Cosa significa che è formale? Significa che deve non tanto dirci per filo e per segno cosa dobbiamo fare in ogni circostanza, ma deve piuttosto dirci come possiamo capire cosa fare. Attenzione, perché questo è un passaggio fondamentale per comprendere tutta la ragion pratica di Kant. Se vi ricordate, anche nella ragion pura abbiamo parlato di forme, abbiamo parlato quasi sempre di forme a priori e abbiamo detto che queste forme a priori presenti nella nostra mente sono caselle prive di contenuto, cioè nel momento in cui io ricevo dall'esterno i dati riempio queste caselle, ma le caselle in sé non hanno contenuti, sono piuttosto dei modi di strutturare i contenuti. Allora, questa caratteristica formale la si ritrova anche nella legge morale, perché la legge morale non è, e lo vedremo meglio più avanti, ma già ve lo anticipo, non è un insieme di precetti, non è fai A, fai B, fai C, fai D, tu devi fare A, tu devi fare B, tu devi fare C, non è questo. La legge morale, diremo oggi, è una sorta di algoritmo, diciamola così con un termine più moderno che chiaramente non è kantiano, una sorta di algoritmo per capire cosa dobbiamo fare, cioè mancano i contenuti. Sapete cos'è un algoritmo? No? Un algoritmo è una formula matematica, potremmo dire, una formula informatica, una formula fisica. Io ho la formula. Poi i valori li vado a ricavare però nel mondo, no? Io che so, la legge di gravità, F uguale G grande per m1 per m2 fratto D al quadrato, io ho la formula, poi vado a vedermi che massa ha il corpo 1, che massa ha il corpo 2, qual è la distanza e calcolo. E lì ottengo il risultato, una volta che ho inserito nella formula i dati che vengono da fuori. Allo stesso modo funziona in un certo senso la legge morale, perché io ho una sorta di formula, ma poi devo prendere da fuori, dal mondo, le circostanze in cui mi trovo a vivere, le situazioni, e portare queste circostanze, queste situazioni a confronto con la legge morale e da lì ricavare la regola di comportamento. Adesso, detta così, può sembrare un po' astruso come discorso, ma poi faremo degli esempi e chiaramente risulterà, spero, più chiaro quello che Kant intende dire. Intanto capiate questo: non è una legge che ci dice esattamente cosa fare nelle varie circostanze, non è questo lo scopo. D'altronde Kant è un illuminista, non è uno che ama le regole imposte dagli altri, le regole ognuno deve trovarle, perché la ragione guida l'uomo. E come vedremo, effettivamente questo è il punto d'arrivo di Kant. Lui non vuole che noi semplicemente impariamo da fuori delle regole che un filosofo o una chiesa ci insegnino come comportarci. Lui dice all'uomo: attento, perché dentro di te, dentro ogni uomo, c'è una legge che tu con la tua ragione puoi sviluppare e puoi applicare a seconda delle circostanze in cui ti trovi a vivere. Questo è l'obiettivo. L'obiettivo è rendere l'uomo autonomo, non dipendente. Per questo la legge poi è formale, perché se non fosse formale, se fosse un insieme di regole, renderebbe l'uomo schiavo, potremmo dirla così, non lo renderebbe padrone delle sue scelte, lo renderebbe sottomesso a delle regole già scritte. Non è così. L'uomo scrive lui le regole, le scrive sulla base di una legge che ha già dentro di sé e che adesso andremo a vedere. Quindi queste sono le caratteristiche della legge che Kant vorrebbe trovare, ma che non ha ancora trovato. Dobbiamo ancora riuscire a scoprirla, questa legge. C'è da dire una cosa. Questo compito di trovare una legge e poi seguirla non è affatto facile. Kant stesso lo ammette in più occasioni, cioè lui è
è attento a non far sembrare che questo discorso che sta facendo sia semplicistico o facile. La morale, le scelte di tutti i giorni sono sempre frutto di una lotta tra le nostre pretese, le nostre volontà e quindi le nostre esperienze, le nostre ambizioni, i nostri desideri e le regole che ci stiamo dando, che stiamo cercando di seguire. Quindi bisogna anche capire che l'uomo non potrà mai essere eticamente perfetto, perché dovrà sempre lottare per fare la scelta giusta. Quindi possiamo dirla anche così. C'è spesso uno scarto in Kant tra essere e dover essere. Cosa intendo dire? Che da un lato c'è l'uomo, quello che ognuno di noi è. Un uomo che ha i suoi limiti, che ha le sue debolezze, che cerca di essere migliore, ma che a volte non ce la fa ad essere migliore, che non ce la fa ad essere, diciamo così, valido, buono e all'altezza delle sue stesse aspettative. Dall'altro però, c'è appunto, ci sono le sue aspettative, c'è nel caso della morale il dover essere, ciò che l'uomo dovrebbe essere in base alla legge morale. Vedete che la legge ci prescrive il tu devi. Cioè, ci dice cosa dovremmo fare. Attenzione perché qui arriva un altro punto chiave. Quello che Kant ci sta dicendo, e lo vedremo poi applicato nella legge che lo renderà ancora più chiaro, è che ad essere veramente morale non è tanto quello che facciamo, quanto piuttosto l'intenzione con cui facciamo quella cosa. Cioè, si dice in filosofia che questa è una morale deontologica, questo è il termine per voler essere precisi, perché vuol dire una morale legata al dovere, al senso del dovere, proprio perché abbiamo detto tu devi, è un imperativo categorico a cui arriveremo. Ora, una morale del tu devi, una morale deontologica, cosa significa? Che l'uomo non è bravo in base tanto a quello che fa, ma quanto piuttosto a quello che vuole fare, o meglio, all'intenzione con cui fa le cose. Detto in altri termini, può capitare a tutti di fare le cose buone, ma di farle per le intenzioni sbagliate. Pensate a una persona che, ad esempio, facciamo un esempio proprio inventato sul momento, una persona che fa beneficenza perché vuole finire sulle copertine delle riviste, un riccone che decide di donare un po' dei suoi soldi, magari pochi perché lui è pieno di soldi, con l'unico scopo di farsi una buona pubblicità. Ora, chiaramente fare beneficenza è un atto buono, è un atto morale di per sé. Però nella morale kantiana quello che conta non è tanto quello che facciamo in sé, ma quello che abbiamo intenzione di fare. Cioè, a rendere morale o immorale una azione è lo scopo con cui la facciamo. La facciamo per senso del dovere, e quindi perché è giusto, oppure la facciamo perché vogliamo trarre dei vantaggi da quello che facciamo? Capite la differenza? Quindi, la valutazione, la morale di Kant, non è la morale del fare, tutt'altro. È una morale del dover essere, è una morale deontologica che ci spinge a assumere un certo tipo di intenzione prima ancora che di comportamento. Poi il comportamento segue, ovviamente. Ok? Quindi vuole fare di noi degli esseri legati anche al puro senso del dovere. E adesso vedremo meglio cosa intende Kant. Ultima cosa da dire prima di addentrarci più precisamente nell'opera, anche la critica della ragion pratica si divide in alcune sezioni, come avevamo in parte visto con la critica della ragion pura. Anche qui ci sono due grandi sezioni che sono una dottrina degli elementi e una dottrina del metodo. La parte più interessante del libro è contenuta nella dottrina degli elementi. Qui le due sezioni fondamentali sono l'analitica e la dialettica, ancora termini che avevamo visto anche nella ragion pura. L'analitica è quella parte in cui Kant cerca la regola della vita etica, quindi cerca appunto di trovare questa legge morale pura.
che secondo lui è presente in ognuno di noi. Nella dialettica, invece, cercherà di presentare quella che lui chiama l'antinomia della ragion pratica, anche antinomia è un nome che abbiamo già sentito parlando, se vi ricordate, della dialettica trascendentale e della metafisica, però qui vedremo che le antinomie una ce n'è e viene trattata in modo un po' diverso, ma ne parleremo dopo perché anche quello però è un discorso importante per capire che direzione dare, o meglio che speranze avere nella nostra vita. Prima di tutto, però, partiamo dalla analitica e quindi dalla legge morale. Allora, per trovare questa legge morale, bisogna prima di tutto indagare quali sono i principi della nostra volontà, cioè quali sono le regole che ci diamo o che seguiamo quando vogliamo agire. Allora, Kant, facendo proprio un'analisi pura, dice: esistono prima di tutto due tipi di principi morali, di regole che ci diamo, che sono da un lato le massime, dall'altra gli imperativi. Qual è la differenza tra queste due tipologie? Le massime, dice Kant, hanno valore puramente soggettivo, cioè sono regole che gli individui danno a loro stessi, però senza nessuna pretesa di universalità. Gli imperativi invece hanno valore universale. Questa è la definizione, cosa vuol dire però in concreto? Vuol dire che le massime sono quelle piccole regole di vita che noi decidiamo di seguire per nostra iniziativa, perché a noi va di farlo, perché a noi fa bene, ma che non pensiamo che debbano essere per forza seguite anche dagli altri. Non so, facciamo un esempio. Mettiamo che io decida d'ora in poi di alzarmi presto la mattina, di alzarmi alle 6 del mattino, perché così prima di andare al lavoro riesco a fare un'ora di jogging, di corsa in città. Questa è una regola che varie persone si danno, ovviamente. O questa o altre simili, ma è una regola che anche la persona che l'assume di per sé non vuole per forza imporre agli altri. Non è che va in giro casa per casa a dire: guarda, che anche tu dovresti fare così, anche tu così, anche tu così. Magari pensa che sia utile, però è una regola soggettiva, capite? Uno dice: io 2 volte a settimana voglio mangiare solo verdura perché così rimango più leggero. Bene, una regola soggettiva di vita. Ok, è una massima nel linguaggio kantiano. Ovviamente però noi abbiamo detto che questa legge morale che stiamo cercando deve essere universale, l'abbiamo detto fin dal principio. Quindi le massime non vanno bene, esistono, possono anche essere utili nella vita dell'uomo, ma non è qui che dobbiamo trovare questa legge universale necessaria a priori che stiamo cercando. Quindi per il momento le massime le mettiamo da parte e invece ci concentriamo sugli imperativi, l'altra categoria, no? Gli imperativi, abbiamo detto, hanno invece valore universale, quindi sono leggi che valgono per chiunque. Già qua siamo sulla strada giusta. Ora, però, gli imperativi ce ne sono di vario tipo, e qua iniziamo già a complicarci ulteriormente la vita. Kant afferma che esistono due tipologie, gli imperativi ipotetici e gli imperativi categorici. Allora, cosa sono gli imperativi ipotetici? Gli imperativi ipotetici sono quegli imperativi che prescrivono delle regole, condizionate però da un certo risultato che si vuole ottenere. Kant dice: hanno la forma del se, puntini puntini, devi, puntini puntini. Faccio un esempio, molto legato alla vita degli studenti. Se vuoi prendere dei buoni voti, devi studiare. Spesso, molto, tantissimo. Allora, una regola che tutti voi conoscete, è una regola morale, certo, una regola di vita, prescrive come mi devo comportare. Se vuoi prendere buoni voti, devi studiare tantissimo. È una regola che vale per tutti, universale? Certo, vale per me, vale per chiunque, per qualunque studente vale questa regola. Se vuoi prendere buoni voti, devi studiare tantissimo. Qual è il suo difetto, però? Il suo difetto è che questo imperativo ipotetico e tutti gli imperativi ipotetici sono condizionati. Cioè, non sono liberi dal condizionamento, ma tutt'altro. Abbiamo detto, hanno la forma del se devi. Se vuoi ottenere X, devi fare Y. Cioè, hanno uno scopo preciso. E noi, se vi ricordate, in principio abbiamo detto che invece dobbiamo cercare una regola incondizionata, libera da altri fini. Ok? Quindi, un imperativo ipotetico non può fare il caso nostro. Certo, gli imperativi ipotetici sono usati da tutti, vengono in fondo anche implicitamente, tutti si appellano, li usano, però non è qui che risiederà la nostra legge.
importantissima che stiamo cercando. Quindi cosa rimane? Rimane l'imperativo categorico. La nostra legge morale che stiamo cercando è effettivamente un imperativo categorico, cioè una legge valida per tutti, libera però da ogni condizionamento, che non è condizionata ed è pertanto categorico, lo dicevamo anche prima, no? Allora, questo imperativo categorico Kant ritiene di averlo trovato. È uno, e però Kant lo presenta tramite tre diverse formulazioni, cioè ne dà tre diverse definizioni, a seconda dei libri, perché la prima è nella Critica della ragion pratica, la seconda la si ritrova nella formulazione, nella fondazione della metafisica dei costumi, e così via, insomma. Dà più formulazioni, ma si tratta di modi diversi di presentare lo stesso imperativo categorico. La legge è una. Allora, vi leggo, leggiamo insieme, facciamo così, la prima formulazione, che è quella più celebre. Poi magari più velocemente leggeremo anche le altre due. Agisci in modo tale che la massima della tua volontà possa sempre valere in ogni tempo come principio di una legislazione universale. Questa è la prima formulazione, ve la spiego brevemente. Cioè, si sta dicendo, comportati in un modo che quello che stai per fare possa diventare, almeno teoricamente, base di una legge universale. Cioè, facciamo un esempio concreto, perché il linguaggio di Kant a volte è un po' ostico, ma in realtà si può comprendere bene con degli esempi. Poniamo, e questo è un esempio kantiano, che io abbia bisogno di soldi, abbia bisogno di chiedere un prestito, e sappia già che quel prestito non sarò mai in grado di restituirlo, perché mi trovo in condizioni precarie economiche, quindi vado a chiedere un prestito, ho l'intenzione di andare a chiedere un prestito con l'intenzione però di non restituirlo. Ora, è morale quello che sto per fare? È morale chiedere un prestito sapendo di non poterlo restituire? Punto di domanda. Per rispondere dobbiamo applicare l'imperativo categorico. L'imperativo categorico non ci dice cosa dobbiamo fare col prestito direttamente, ci dà una formula. Ci dice agisci in modo tale che la massima del tuo comportamento possa diventare base in ogni tempo di una legislazione universale. Cioè, ti devi chiedere, se tutti si comportassero, come ti stai per comportare tu? Meglio ancora, se esistesse una legge che obbliga tutti a comportarsi come stai per comportarti tu, l'esito sarebbe razionale o irrazionale? Sarebbe ordinato o disordinato? Sarebbe logico o illogico? Nel caso specifico del prestito, se tutti andassero a chiedere un prestito con l'intenzione di non restituirlo, cosa accadrebbe? Accadrebbe che tutti quelli che prestano i soldi si ritroverebbero senza i soldi indietro, tutte le banche fallirebbero, tutti gli usurai, vabbè, chi se ne frega, ma le banche fallirebbero, e quindi tutti quelli che hanno messo da parte i soldi in banca li vedrebbero perduti, e il sistema economico alla lunga crollerebbe, ovviamente, e nessuno più presterebbe denaro perché saprebbe di perderlo. Capite che l'esito sarebbe catastrofico se tutti si comportassero come sto per comportarmi io. Dunque, proprio perché l'esito sarebbe catastrofico, quello che sto per fare è immorale, capite? Perché quello che sto per fare non può diventare base di una legge universale. Se non può diventare base di una legge universale, allora è immorale. Chiaro? Cioè, in pratica, questa prima formulazione dell'imperativo categorico, spesso i libri la presentano così, ci presenta una sorta di test. Ci chiede, quello che stai per fare è universalizzabile? Cioè, è possibile obbligare, se tutti fossero obbligati a fare quello che stai per fare tu, il mondo resterebbe in piedi, resterebbe logico e razionale, oppure no? Capite? Mettiamo il caso che io, una persona mi offenda e a me venga voglia di picchiarla, come può accadere purtroppo in casi del genere. Ora, mi devo chiedere, se tutti davanti a un'offesa menassero le mani e picchiassero il loro prossimo, cosa accadrebbe? Accadrebbe che il mondo sarebbe sicuramente molto più violento di come è oggi, perché a un'offesa seguirebbero botte, e alle botte, perché anche le botte sono un'offesa, seguirebbero altre botte ancora maggiori e ancora maggiori e ancora maggiori, e l'umanità si estinguerebbe nel giro di pochi giorni probabilmente. Quindi capite che questo comportamento è chiaramente immorale, ma immorale perché? Non perché c'è scritto da qualche parte che picchiare le persone è sbagliato,
è immorale perché la ragione ci fa comprendere che è disastroso, che è irrazionale comportarsi in questa maniera, perché la ragione ci fa capire che la legge morale ci dice di non farlo. Capite? Ma ce lo dice perché ci dà un consiglio razionale, non per una pretesa bontà di azione, non perché Dio o chi per lui ci dice comportati bene, ma perché è razionale comportarsi bene. Capite? Stiamo andando verso un'etica autonoma, come dicevamo, cioè un'etica fondata sulla nostra ragione, non fondata su qualcosa di esterno, su una regola di comportamento, su dei principi a noi estranei. Sono principi interiori, ok? Basati sulla nostra logica, sulla nostra ragione. Vediamo velocemente anche le altre formulazioni dell'imperativo categorico, che la seconda in particolare è piuttosto diversa, ma in realtà è diversa nella formulazione, non tanto negli esiti, perché gli esiti sono sostanzialmente i medesimi. La seconda formulazione dice: agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona, sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo. Significa che gli altri e anche noi stessi vanno trattati come fine, non come mezzo per raggiungere qualche altro fine. Pensate all'esempio di prima del prestito, no? Io se vado a chiedere un prestito con l'intenzione di non restituirlo, abbiamo detto che questo è un comportamento immorale. Lo è anche per questa seconda formulazione, perché nel caso in cui andassi a chiedere questo prestito, userei l'altro, cioè il prestatore, il banchiere, come un mezzo per raggiungere uno scopo mio, personalistico, e non come un fine. Ok, quindi lo sfrutterei, e sfruttarlo va contro il principio, va contro la legge morale. Ok, vediamo velocemente anche la terza formulazione: non compiere alcuna azione secondo una massima diversa da quella suscettibile di valere come legge universale, cioè tale che la volontà, in base alla massima, possa considerare contemporaneamente se stessa come universalmente legislatrice. Non è altro che la prima formulazione un pochino rimescolata, ma qua siamo già più vicini a quello che Kant aveva detto nella prima e più famosa formulazione. Io direi che la prima formulazione è sicuramente da fare propria, imparare, direi quasi addirittura a memoria, per renderla più personale, più farla entrare più profondamente in sé. Le altre due basta un pochino ricordarle, conoscerle, però insomma sono meno importanti perché di fatto non dicono altro, fanno altro che ripetere in termini diversi quello che avevamo già detto prima. Ora, questo è l'imperativo categorico, questa è la legge morale che secondo Kant gli uomini devono seguire. Devono, ma nel senso che sono chiamati a seguire, ma possono benissimo anche non seguire, perché c'è la libertà. La nostra ragione ci dice che sarebbe giusto far così. Poi sta a noi decidere se seguire l'imperativo categorico, applicarlo e seguirlo, oppure no. Io, una volta che ho capito che andare a chiedere soldi in prestito senza sapendo già di non restituirli è immorale, poi sta a me decidere se voglio essere immorale o se voglio essere morale. Attenzione però, sta a me e sono io che impongo questa legge a me stesso. Non a caso l'uomo con questa nuova legge morale diventa contemporaneamente suddito e legislatore, cioè è colui il quale crea la legge, perché la legge è vero che è scritta dentro di noi, ma l'applicazione la facciamo noi, perché abbiamo detto che la legge è una formula. Il risultato di questa formula lo ricaviamo noi con la nostra mente, quindi noi siamo i legislatori, siamo noi che creiamo la legge è dentro di noi, ma siamo anche i sudditi, perché siamo anche quelli che sono chiamati a seguire quella legge. Quindi siamo padroni di noi stessi, ma siamo anche chiamati ad essere sottomessi a noi stessi, in qualche modo, alla nostra ragione. E qui c'è proprio tutto l'illuminismo di Kant, no? Perché l'uomo ha una ragione che, lo dicevamo prima, lo deve guidare nella vita. E l'uomo deve lasciarsi guidare da questa ragione, deve seguire, sentire anche il richiamo della razionalità e della ragione. Soprattutto la ragione pratica, la ragione applicata che lo porta a fare scelte razionali, consapevoli di vita. Chiaramente vi ho sottolineato già che questa però è una formula. Cosa vuol dire che è una formula? Vuol dire che poi sta all'uomo applicarla, e l'uomo, possiamo anche dirla così, può applicarla bene e male a seconda anche di quanto sia padrone di se stesso, in un certo senso. Quante volte preferiamo non pensare a quello che stiamo per fare, preferiamo agire d'istinto,
Pensate all'esempio che vi facevo prima: una persona mi offende e mi viene voglia di picchiarla. Succede. Allora lì c'è l'istinto, e l'istinto tende a prendere il sopravvento sulla ragione. Magari la ragione, se ci fermassimo un attimo a pensare, ci direbbe no, non farlo, perché la legge morale ti dice: se tutti facessero come stai per far tu, sarebbe la fine del mondo. Però tante volte non siamo sempre in grado di governarci completamente. Quindi è una legge che è fondata sull'uomo, che rende l'uomo legislatore, ma che gli dà anche una grande responsabilità, io direi. Perché sta all'uomo, ripeto, poi scegliere, e sta all'uomo assumersi le sue responsabilità. Finché è qualcun altro a imporci delle regole, in fondo noi siamo poco responsabili, certo. Possiamo seguirle oppure no, ma non dipendono veramente da noi queste regole. Ma quando dipendono da noi, diventiamo padroni e anche martiri forse delle nostre stesse regole. Ok? Perché dobbiamo applicarle. C'è un'ultima cosa da sottolineare rispetto a questo aspetto di formalità della legge morale. È un aspetto un po' secondario, un po' particolare, che riguarda casi molto particolari e specifici, che però secondo me vale la pena di sottolineare bene. Vi ho detto, la legge è formale, non ci dice cosa fare, ma ci dice come possiamo capire cosa fare. Il che implica anche che in certi contesti le regole che noi ricaviamo da questa legge possono essere diverse tra loro. Faccio un esempio, che è un esempio kantiano. Allora, pensiamo a cosa vuol dire come dobbiamo comportarci quando siamo di fronte al patriottismo. Allora, la massima, la regola di vita, ama la patria. Kant dice: di solito amare la propria patria è una cosa moralmente buona. Se noi applichiamo l'imperativo categorico e diciamo: se fosse obbligatorio per legge che tutti amassero la loro patria, il mondo sarebbe razionale, ordinato, giusto, corretto, oppure andrebbe verso la catastrofe? Ma, no, ma insomma, in una patria che funziona bene, normale, anche che funziona così così, amare la patria è una buona cosa, perché ti spinge a impegnarti per sostenere il proprio paese, i propri concittadini, insomma ti spinge a un comportamento buono. Quindi normalmente la massima ama la patria è morale. Poniamo però il caso che noi si viva all'interno di uno stato tirannico, dittatoriale, in cui c'è al potere un dittatore che manda a morte le persone, che non rispetta nessun diritto, che si comporta male, molto male. Allora, in quel caso, amare la patria non è più un comportamento morale, perché se tutti amassero la patria, cioè obbedissero agli ordini di un dittatore, il dittatore potrebbe agire indisturbato e il paese andrebbe verso la rovina. Quindi, lo stesso Kant dice: proprio la formalità della legge fa sì che in certi contesti, nel 99% dei casi, mi dia una norma. Io, applicando la legge, ricavi una norma. Ma in casi particolari e specifici, quella stessa legge morale possa darmi regole diverse, capite? Il che vuol dire che è una fonte di moralità perenne, che non si esaurisce mai. Questo è da notare anche in contrasto con le morali tradizionali. Le morali tradizionali, pensate, giusto per fare l'esempio più noto, ai 10 comandamenti. I 10 comandamenti ci dicono cosa dobbiamo fare molto precisamente, o meglio, cosa non dobbiamo fare. Non dobbiamo rubare, non dobbiamo uccidere, non dobbiamo dire falsa testimonianza e così via. Non dobbiamo desiderare la roba da altri, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, ad esempio, non dobbiamo dire falsa testimonianza, che è l'ottavo comandamento. Ora, Kant ci direbbe: è vero che dire il falso è immorale in moltissimi casi, ma può anche darsi che esista un caso in cui dire il falso sia morale. Mentire a fin di bene, mentire per salvare una persona da un dolore inutile, per non lo so, ottenere un vantaggio più grande per tutti, può essere anche un bene in certi casi, no? I comandamenti non tengono conto di queste eccezioni, dei casi particolari in cui magari mentire può essere buono. Dicono che mentire è sempre sbagliato. E quindi, paradossalmente, noi dovremmo andare dai bambini di 5 anni a dirgli che Babbo Natale non esiste, o dovremmo andargli a dire che
non lo so, che non crediamo in nulla e che la nostra vita finisce con la morte e che siamo condannati a nulla perenne. Capite? Perché? Perché mentire su una cosa del genere sarebbe dire falsa testimonianza. Ora Kant dice, mica tanto, bisogna considerare le diverse circostanze. E questo è il pregio dell'imperativo categorico, che ripeto, non si dice cosa fare, ma si adatta, quindi è duttile. Certo, bisogna saperlo applicare bene, però, attenzione, perché proprio perché è duttile, c'è il rischio che poi noi forse lo applichiamo non ragionando bene, ma quello è un altro discorso. Comunque, capite, l'imperativo categorico è formale, è una fonte di moralità perenne, cioè in ogni circostanza ci dà delle regole. Che possono a volte variare con le epoche storiche, con le situazioni, si può anche darsi, non è così molto spesso, è abbastanza raro, ma può anche darsi. Ok? E però vale sempre. Non smette mai di fornirci norme di comportamento, di dirci come dobbiamo comportarci. E ancora una volta torna la parola dobbiamo, la morale deontologica, la morale del dovere. Perché uno a questo punto si può dire: sì, ok, io ho capito che sarebbe morale comportarsi in questo modo, ma perché devo comportarmi in questo modo? Perché fateci caso, spesso, dice Kant, l'imperativo categorico ci fornisce delle regole difficili, pesanti. Quando io voglio andare a chiedere il prestito e so di non poterlo ridare, ma ho bisogno dei soldi, sarei tentato di chiederlo lo stesso il prestito, perché non chiederlo mi condanna a dei sacrifici molto grandi, molto pesanti. Quando qualcuno mi offende, io sarei tentato di picchiarlo. E devo fare un grande sforzo per frenarmi. Devo soffrire in un certo senso anche perché devo non dare soddisfazione al mio istinto. Capite? Allora, molto spesso l'imperativo categorico ci chiede di fare dei sacrifici. Anzi, quasi sempre io direi, ci chiede di fare dei sacrifici. E perché devo fare dei sacrifici? La risposta di Kant è per senso del dovere. Cioè, l'imperativo categorico, l'abbiamo detto, è incondizionato. Non puoi avere un fine per quello che fai, perché sennò l'imperativo categorico cadrebbe, diventerebbe un imperativo ipotetico, diventerebbe un imperativo del tipo: se vuoi sentirti bene, se vuoi essere bravo, se vuoi essere stimato, devi fare così. Non è questo. La morale è libera da condizionamenti e quindi l'imperativo categorico non agisce in vista di un fine. Noi stessi, se seguiamo l'imperativo, dobbiamo farlo per puro senso del dovere. Si parla con Kant del dovere per il dovere. Cioè non c'è un altro scopo. L'imperativo prescrive obbedienza in sé, senza altre finalità. Ok? Quindi non dobbiamo agire perché così facendo saremo felici, anzi, ve lo anticipo, così facendo saremo probabilmente più infelici che felici, almeno su questa terra. Ma in ogni caso, noi non dobbiamo preoccuparci degli obiettivi, noi dobbiamo agire per il bene, per il giusto, fare ciò che si deve. E fine, e basta, non c'è altro via di scampo. Per questo la morale di Kant è molto rigorosa, incredibilmente rigorosa. Vi ricordate che all'inizio, quando abbiamo parlato della sua vita, abbiamo detto che fu educato al pietismo, no? Cioè a questa corrente religiosa dalla moralità integerrima. Molto anche appunto rigorosa, poco condiscendente verso il lusso, i piaceri e molto stoica quasi, ecco. La morale di Kant può sembrare stoica per certi versi, perché ci prescrive il dovere, fine a se stesso. E attenzione, lo ripeto, quello che conta è sempre l'intenzione. Non è quello che facciamo, ma è l'intenzione con cui lo facciamo. Per questo, se io faccio beneficenza o faccio a meno di chiedere un prestito, ma per ottenere qualcosa, il mio comportamento è immorale. Se io non ti picchio solo perché così la ragazza che è con me mi amerà di più, quello non è un comportamento morale, è un comportamento immorale. Se io non ti picchio perché seguo la morale, so che non devo farlo, allora lì sono morale, capite? Quindi ancora una volta è una morale dell'intenzione. Questo grosso modo è l'imperativo categorico e sono le principali implicazioni dell'imperativo categorico. Però attenzione, noi abbiamo detto che l'uomo è libero. L'uomo è libero di scegliere se seguirlo oppure no. Ora, vi ricorderete che quando abbiamo fatto la critica della ragion pura, abbiamo
abbiamo visto che la libertà nel nostro mondo non è dimostrabile. Vi ricordate le antinomie che abbiamo fatto alla fine parlando della metafisica? Abbiamo parlato della cosmologia razionale, abbiamo detto che su tanti argomenti che riguardano il cosmo, l'universo, non si può prendere una posizione perché non abbiamo gli strumenti per dire quale dottrina sia corretta e quale non sia corretta. E se vi ricordate, avevo sottolineato tra le varie antinomie quella riguardante la libertà. Ce n'era una che diceva che nel mondo esistono, oltre a cause meccaniche, anche libertà, e l'altra che invece diceva che tutto era meccanicamente determinato, cioè che non c'era alcuna libertà. Ora, come possiamo dire adesso che l'uomo è libero se nella ragion pura abbiamo detto che non si sa se esiste la libertà? Che almeno nel mondo fenomenico sembra non esserci libertà? Perché faccio notare un'altra cosa. Noi abbiamo detto che nel mondo fenomenico tutto è regolato dalle categorie in qualche modo, nel senso che il mondo come noi lo conosciamo è il mondo filtrato attraverso anche la riflessione categorica, cioè delle categorie. E tra le categorie c'è, abbiamo detto più volte, la categoria di causalità e dipendenza, cioè il principio di causa-effetto. A una certa causa corrisponde necessariamente un certo effetto. Se fai A, da A deriva B, secondo leggi. Il mondo che Kant ha presentato nella ragion pura è il mondo della fisica, dove gli oggetti seguono leggi, le cose, la materia segue leggi. La materia non è libera. Se io prendo la mia amica tazza e la faccio cadere, la tazza cade. Non sceglie di stare in aria, non sceglie di andarsi a rimettere dov'era. Non è libera. E anche l'uomo, nella critica della ragion pura, è un oggetto fisico. Viene studiato come lo studia la scienza, cioè come un fenomeno, come un corpo soggetto a delle leggi. Quindi, nella ragion pura abbiamo visto un mondo che pare essere meccanicamente determinato, pare essere un mondo privo di libertà. Ora, nella ragion pratica, invece, stiamo vedendo un mondo in cui c'è libertà, in cui l'uomo agisce liberamente. Quindi attenzione, il mondo che Kant ci sta presentando oggi, il mondo morale, è un mondo in cui sembrano esserci regole diverse dal mondo scientifico fenomenico. È come se, facendo scelte morali, noi in qualche modo riuscissimo a superare i limiti del mondo fenomenico e fare esperienza del mondo noumenico. Chiaro? Lo rispiego in modo un po' diverso, cioè noi quando agiamo, quando scegliamo come vivere, come comportarci, come agire, non ci limitiamo più come prima a conoscere le cose, ma nel momento in cui viviamo le cose, riusciamo a fare un salto, come in un certo senso, e superare il limite del fenomeno, approdando in qualche misura al noumeno, noumeno che non conosciamo, che rimane inconoscibile, ma dove sembra forse esserci, sembra forse, la libertà. Perché solo lì può esserci, nel mondo fenomenico libertà non ce n'è. Questa cosa, tenetela bene a mente, la riprendiamo tra poco. A questo punto Kant sostiene di aver compiuto una nuova rivoluzione copernicana, perché vi avevo detto, se vi ricordate, che in ognuna delle tre critiche Kant si vanta, se vogliamo dire così, di compiere delle rivoluzioni copernicane. Questa rivoluzione copernicana in campo morale funziona allo stesso modo, in parallelo a quella del campo gnoseologico. Come Copernico ha rovesciato i rapporti tra cielo e terra, cioè ha messo la terra in periferia e ha messo il sole al centro, così Kant ritiene di aver rovesciato i rapporti tra l'interno e l'esterno dell'uomo in campo morale. Cioè, ora, il fondamento dell'etica, la base delle regole, non sta più fuori rispetto all'uomo. Prima era fuori. A darci le regole era Dio, era la società, era i genitori, era l'autorità, chi volete voi. Era qualcuno di esterno all'uomo. Lui dava le regole e l'uomo le seguiva. Ora, con Kant c'è un rovesciamento, perché le regole, il fondamento delle regole, si trova dentro l'uomo. È la legge morale. Okay? Quindi c'è un capovolgimento dei rapporti, l'uomo si mette al centro in questo caso.
Non a caso Kant subito dopo si lancia in una critica alle cosiddette morali eteronome. Quello sono le morali eteronome, non sto a elencarle tutte, che è inutile star qui a perdere tempo con tutta la tabella che Kant scrive, anche perché cita vari filosofi che purtroppo non abbiamo fatto. Però le morali eteronome sono proprio quelle morali che hanno posto al di fuori dell'uomo il fondamento delle norme. Eteronome vuol dire che la regola stava fuori. Invece la morale di Kant è autonoma, perché il fondamento non è più esterno, ma appunto è interno. C'è un'ultima cosa da dire per quanto riguarda l'analitica, che però è proprio legato a questo discorso della rivoluzione copernicana. Kant fa notare una cosa: in tutto questo discorso c'è un aspetto paradossale, un paradosso della ragion pratica. Qual è questo aspetto paradossale? Che fino a quel momento noi avevamo Dio, o chi per lui, o qualsiasi autorità, decideva cos'era bene e cos'era male. E poi dai concetti di bene e di male derivava la legge etica. Cioè si diceva è bene questo, è male quest'altro, e dopodiché da queste due definizioni iniziali, diciamo, derivano le norme di comportamento. Questo era come funzionava la morale storicamente, tradizionalmente. In Kant avviene il contrario. Perché in Kant la legge non discende dai concetti di bene e male, ma la legge fonda i concetti di bene e male. Bene e male sono dei derivati della legge. Prima c'è la legge, poi applicandoli capisco cosa è bene e capisco cosa è male. Nella morale cristiana, religiosa, sociale, invece è vero spesso il contrario. Prima ci sono i concetti di bene e male e poi deriva la legge. Quindi anche qui c'è un rovesciamento, c'è un ribaltamento dei termini molto interessante. Detto questo, possiamo vedere la dialettica in cui Kant affronta, come vi dicevo prima, l'antinomia della ragion pratica. Allora, nella dialettica, Kant parte subito ad analizzare il concetto del sommo bene. Perché alla fine c'è un problema nella sua morale, lui stesso se ne rende conto. È una morale, abbiamo detto, deontologica, che prescrive di essere seguita indipendentemente dagli obiettivi da raggiungere, che non devono riguardare la morale. Quindi noi ci dobbiamo comportare bene, anche se questo ci può rendere infelici, indipendentemente dalla nostra felicità, diciamola così. Ora, il sommo bene è però un concetto a cui tutti tendiamo, qualcosa che tutti vorremmo realizzare. Che cos'è questo sommo bene? È l'unione di virtù e felicità. Cioè, sommo bene quando riusciamo a essere virtuosi, cioè moralmente giusti, seguiamo la legge morale e contemporaneamente anche felici. Ora, è possibile raggiungere questo sommo bene, cioè essere sia virtuosi che felici? Come in parte vi ho già anticipato, secondo Kant, no. Nel nostro mondo non è possibile essere contemporaneamente persone virtuose e anche felici. Ed è una brutta notizia per noi, ovviamente, non c'è da essere contenti. Cioè, Kant ci sta dicendo che quando noi seguiamo la legge morale ci stiamo condannando di fatto all'infelicità. Perché? Perché la legge morale ci prescrive di sacrificarci, di mortificare il nostro egoismo, di fare del bene agli altri piuttosto che a noi stessi e non per vantaggi nostri, di umiliare i nostri scopi e fare il bene altrui. E questo ci porta spesso a una felicità non raggiunta. E questa è l'antinomia. L'antinomia è proprio qui, il fatto che non è possibile unire i due rami di questo, i due aspetti della morale più importanti per raggiungere il sommo bene, cioè da un lato la virtù, dall'altro la felicità. Ora, questa antinomia tra questa, diciamo, dicotomia, potremmo anche dire, tra virtù e felicità, era nota anche agli antichi, che avevano provato in realtà a risolverla, e Kant proprio analizza le loro possibili soluzioni. In particolare analizza la filosofia stoica e la filosofia epicurea. Allora, gli stoici, dice Kant, avevano risolto la felicità nella virtù. Gli epicurei, al contrario, avevano risolto la virtù nella felicità. Può sembrare un gioco di parole, ma in realtà cosa significa? Gli stoici cosa hanno detto? Comportati in modo virtuoso e l'uomo che si comporta virtuosamente sarà felice. Quindi la felicità si è ridotta a un aspetto della virtù, in un certo senso, è stata ridotta alla virtù.
Gli epicurei invece dicevano, Epicuro cosa diceva? Cerca la felicità, quando trovi la felicità significa che ti stai comportando in maniera virtuosa, cioè ha ridotto la virtù nella felicità. Ma sono soluzioni che non soddisfano Kant, perché sono soluzioni di comodo, insomma, che non tengono veramente conto di come virtù e felicità sembrino impossibili da legare in questo mondo. Ora, questa è un'antinomia, infatti non si può risolvere secondo Kant. Vi ricordate cosa abbiamo detto per le antinomie della ragion pura? Due tesi contrapposte su cui non è possibile scegliere, su cui non è possibile dire chi ha ragione e chi ha torto, quale delle due va seguita. Ora, anche nella ragion pratica abbiamo queste due braccia, diciamo, contrapposte, virtù e felicità, e non è possibile metterle insieme. Ora, noi potremmo fermarci qui, perché le antinomie nella ragion pura erano state lasciate lì, Kant le aveva elencate, aveva fatto qualche riflessione sopra, ma poi aveva detto, le mettiamo da parte, su queste non è possibile fare conoscenza. Nella ragion pratica, però, secondo Kant, non possiamo lasciare lì ferma questa antinomia. Questa antinomia bisogna, in qualche modo, risolverla. Bisogna risolverla perché, diciamola così, la ragion pratica ha un primato. La ragion pratica non riguarda solo la conoscenza, il sapere le cose, che può essere importante fino a un certo punto. La ragion pratica riguarda la nostra vita concreta, riguarda il senso anche della nostra vita, perché io cerco di essere virtuoso, ma cerco anche di essere felice e devo trovare un modo per cercare di essere sia virtuoso che felice, altrimenti la mia vita perde di significato, capite? Quindi Kant fa un'eccezione alla sua regola. Le antinomie nel caso della conoscenza possiamo anche non risolverle, sono irrisolvibili, le lasciamo lì. Ma nel caso della ragion pratica dobbiamo fare uno sforzo supplementare, dobbiamo forzare anche un po' la mano se serve, perché è una questione di vita o di morte, diremmo, cioè fondamentale. Allora, però è chiaro che forzare la mano, perché da sola questa antinomia non si risolve, bisogna fare un qualcosa di strano per risolverla. E questo qualcosa di strano è quello che Kant chiama i postulati. Allora, cos'è un postulato? Prima chiediamo questa cosa. Dovreste già saperlo, perché se vi ricordate ne abbiamo parlato, ad esempio, con Hobbes, i postulati certissimi della natura umana. Ma insomma, lo riprendiamo. Un postulato è un termine geometrico, viene usato in geometria, in matematica. I postulati sono dei principi indimostrabili che vengono presi per veri, accolti come veri, per rendere possibili determinate dimostrazioni o determinate verità geometriche. Cioè, sono qualcosa di simile agli assiomi, con la differenza però che gli assiomi sono verità indimostrabili, ma evidentemente vere. Un assioma è evidente che è vero, poi non c'è il teorema che lo dimostra, però è evidente che dice una verità. I postulati non sono evidentemente veri, potrebbero anche essere falsi. Però, a volte, nelle varie dimostrazioni, per dimostrare alcune cose, bisogna assumere dei postulati, e questi postulati sono verità che vengono prese. È come dire, quando lo facciamo anche noi nel nostro linguaggio comune, quando discutiamo con un amico, ci capita di dire, vabbè, non siamo d'accordo su questa questione, ma per il momento prendiamo per vero che sia così. Mettiamo da parte i nostri discorsi, le nostre discussioni, ma seguimi nel ragionamento, prendiamo per vero che sia questo. E poi si continua a ragionare. Quello che stiamo facendo è porre un postulato, che non è detto che l'altro accetti in sé, ma che per il momento prendiamo per vero per poter ragionare. Allora Kant dice, io per risolvere questa antinomia devo postulare delle cose, cioè devo prendere per vere delle affermazioni che però non posso dimostrare e non posso neppure essere certo che siano vere. Però l'unico modo per risolvere questa antinomia, per dare una speranza di risoluzione, è quella di postulare delle cose. Cosa postulo? Tre cose. Il primo postulato riguarda l'immortalità dell'anima, cioè Kant afferma che l'anima esiste ed è immortale. Il secondo postulato riguarda l'esistenza di un Dio buono. Occhio, stiamo rovesciando quello che abbiamo detto fino adesso su Kant. Vi ricordate la ragion pura? Vi ricordate la dialettica trascendentale? Là abbiamo detto che l'anima non si può dire che esista,
esiste al massimo l'io penso, che è una funzione della nostra psiche, della nostra conoscenza. Non esiste l'anima, o meglio, no, non esiste, non si può dire che esista l'anima. Due, neppure Dio si può dire che esista, perché tutte le prove sono inconcludenti. Quindi là abbiamo detto che Kant sembra un agnostico, uno che non sa se l'anima c'è, non sa se Dio c'è. Qui ci sta dicendo l'anima c'è e Dio c'è. Però attenzione, non sta dicendo con certezza conoscitiva che l'anima e Dio ci sono. Ci sta dicendo prendiamo per vero che l'anima e Dio esistano. Non sappiamo se è così davvero e non possiamo saperlo, non potremo mai saperlo, se non dopo la morte forse. Ma prendiamolo per vero. Se noi lo prendiamo per vero, cosa accade? Se l'anima è immortale, io posso percorrere il mio cammino verso la santità anche dopo la morte. Cioè, cerco di essere virtuoso adesso, se non ce la faccio, posso continuare a lavorare per essere virtuoso anche dopo la morte. E se Dio c'è ed è buono, Dio è quell'ente che mi assicura che se io ho camminato per la virtù, mi sono impegnato per essere virtuoso, mi ricompenserà con la felicità. Solo Dio e un'anima immortale mi possono dare il sommo bene, cioè l'unione di virtù e felicità. Però io, che l'anima sia immortale e che Dio esista, non ne ho certezza. Per questo, quando si presentano questi due postulati, e poi vedremo anche il terzo, i libri dicono che Kant non ci sta dando una norma, non ci sta dimostrando nulla, si sta solo appellando a quelle che potremmo definire delle speranze, meglio ancora delle ragionevoli speranze. È come se Kant ci dicesse: nel nostro mondo non posso essere felice se sono virtuoso, però spero, con tutto il cuore, che nell'aldilà la mia anima non muoia e Dio mi ricompensi con la felicità per tutti gli sforzi che ho fatto. Chiaro? Non ne ho certezza, e d'altronde se ne avessi la certezza, il mio comportamento non sarebbe più morale, perché agirei in vista di un fine. Visto che non lo so se Dio c'è o non c'è, non lo so se l'anima è immortale oppure no, quello che faccio è sperare e intanto agire moralmente. Rimane un terzo postulato, vedete che erano tre, ve ne ho detti solo due finora, il terzo postulato è la libertà. Perché la libertà? Perché vi ho detto che la libertà è indimostrabile. Nel mondo fenomenico non c'è libertà, esistono solo leggi, leggi meccaniche. Se l'uomo può fare scelte morali, bisogna postulare, perché non si può fare altrimenti, perché non la si può dimostrare, bisogna postulare l'esistenza della libertà. Ok? E quindi che l'uomo sia libero. Chiaramente questo perché? Perché se non c'è libertà, l'abbiamo già detto, l'etica perde di significato. Non ha senso parlare di regole da seguire o da non seguire. Se l'uomo non ha libertà, non può scegliere. E quindi non può neanche essere eventualmente ricompensato da Dio per le sue scelte, perché non le fa. Se invece c'è la libertà, l'uomo diventa responsabile delle sue scelte e delle sue azioni, delle sue intenzioni, meglio ancora. Questo è sostanzialmente il contenuto della critica della ragion pratica. Siamo stati insieme un bel pezzettino, più di un'ora, ma abbiamo, diciamo così, velocemente, ma spero anche chiaramente, individuato i centri più importanti, fulcro di questi discorsi. Ora, abbiamo però un mondo che, un uomo, scusate, che è abbastanza in difficoltà, perché abbiamo un uomo che da un lato è scienziato e vive in una dimensione fenomenica dove tutto è meccanicamente determinato, in cui non c'è spazio per Dio, non c'è spazio per l'anima, in cui tutto è fenomeno. Dall'altro lato però c'è anche un uomo, abbiamo visto, che vive, non conosce, ma vive in una dimensione noumenica in cui fa scelte libere e in cui in fondo spera che queste scelte libere possano un giorno essere ricompensate proprio da Dio e dal grazie all'anima. Ora, questo dualismo, abbiamo due facce, può spezzare l'uomo, perché l'uomo può sentirsi un po' dissociato, diciamo così, schizofrenico a vivere in queste due dimensioni. Kant se ne rende conto e tenterà di risolvere in qualche modo questa dicotomia nella Critica del Giudizio, di cui parleremo in una delle prossime lezioni. Però per il momento abbiamo già detto molto, messa molta carne al fuoco e per il momento direi che può bastare.
riascoltate come sempre la lezione, cercate di cogliere i tratti salienti, guardate anche il vostro libro di testo che vi ripresenta gli stessi argomenti da una prospettiva magari lievemente diversa, e ci ritroviamo sempre qui per la prossima lezione. Ciao!